Formigine, in via Matteotti all'angolo con Piazza Italia, Pinti vi offre le migliori specialità di pesce. Convenzioni con le aziende. So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Buonasera. Chiuso al transito il ponte ciclopedonale sul torrente Fossa a Spezzano. Il comune ha provveduto a chiudere la struttura a causa della rottura di un asse del fondo. Polpetta sospetta al Parco delle Foibe di via Machiavelli. Nei giorni scorsi, infatti, è stato trovato un pezzo di carne che sembrava essere pieno di veleno. La polpetta è stata inviata all'Istituto Zooprofilattico a Modena per verifiche. Un mese all'insegna della musica e del divertimento, con eventi che animeranno le strade del centro e ospiti d'eccezione. Presentato il folto programma di Free Music. Ecco i dettagli nelle interviste. Sindaco, l'amministrazione vicina, tra l'altro l'amministrazione orgogliosa che si organizzino, come hai detto prima, questi eventi sul territorio. Siamo infatti molto fieri di ospitare iniziative di questo tipo che nascono dal basso, dai giovani del nostro territorio, rivolti a giovani anche del distretto e anche oltre, perché sono iniziative di qualità, iniziative che valorizzano la musica in modo positivo. So che questi ragazzi hanno intenzione di dare anche un contenuto sociale ed educativo, e questa è una cosa che mi sta particolarmente a cuore, perché messaggi di tipo educativo che richiamano la responsabilità anche civica rivolte ai giovani, fatti dai giovani, sono molto più efficaci che se provengono dagli adulti. Quindi io ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e collaborano alla buona riuscita di questa iniziativa, di cui sono certo. Assessore, i giovani che figurativamente ma anche concretamente invaderanno con la loro musica Fiorano per quasi un mese. Benvenga, un'invasione che noi accogliamo con piacere, tra l'altro ci piace proprio, vede, quando i nostri luoghi sono pieni di persone, ma di giovani soprattutto, per noi è un piacere. Le manifestazioni musicali poi in modo particolare richiamano persone e anche in un clima festoso che assolutamente ci è congeniale. Fiorano Free Festival, ma anche Antenna 1, due eccellenze dal punto di vista di musica giovane del territorio. Assolutamente, tra l'altro per noi la radio è una realtà importante, questa amministrazione ha diverse collaborazioni con la radio locale, perché Radio Antenna 1 è radicata nel territorio da più di 40, da 41 anni per l'appunto, insomma questo è abbastanza semplice capire. Il fatto di ripetere questa manifestazione l'anno dopo quello che doveva essere una celebrazione, diciamo una tantum, dimostra quanto è importante per noi avere anche l'Antenna 1 tra i collaboratori e i promotori di questi avvenimenti musicali. Quarantenna 1, ma stavolta diventa quarantunenna 1. Sì, diciamo così, abbiamo mantenuto, nonostante sia il 41esimo anno, la dicitura del festival dell'anno scorso, perché ha oggettivamente portato fortuna, quindi essendo un po' scaramantici abbiamo mantenuto, però comunque sia, al di là del nome, la manifestazione si riproporrà nella stessa location dell'anno scorso, ovvero lo spazio festa via Camiazzo 6 a Fiorano, però se possibile avremo un cast di artisti un po' più importante rispetto all'anno scorso, un passettino diciamo in più verso la qualità e anche la nazionalizzazione dell'evento. Avremo difatti il 31 agosto i Pancras, una formazione che ormai è attiva da 25 anni in ambito rock, è una formazione lombarda, mentre il 1 settembre avremo per la prima volta dalle nostre parti una formazione americana che si chiama Soft Moon, che è anche una delle formazioni in ambito rock di questo anno dal punto di vista internazionale.
Ma al di là del discorso prettamente artistico, quello che mi preme sottolineare è il fatto che avremo delle collaborazioni con delle associazioni attive nel territorio, ovvero la WWF, l'Associazione Volontari di Fierano, e anche l'Associazione di Formiche Moninga, che raccoglie fondi per un ospedale pediatrico in Africa. E questo un po' anche per connotare il festival, sì, come una situazione ludica, il divertimento, ma anche la beneficenza, che oggettivamente ci sta a cuore, essendo tutti volontari dell'associazione che sostiene Radio Antenna 1. Simone, allora, una manifestazione che ha una valenza territoriale, ma sicuramente lanciata anche al di fuori del territorio di Fiorano. Sì, soprattutto territoriale, perché coinvolge soprattutto anche più associazioni e più persone che sono del territorio, come Radio Antenna 1, come i ragazzi del Fiorano Free Music, come altre persone del territorio che ci danno una mano, e soggetti esterni, perché vedi solamente gli sponsor che ci danno una mano per poter rifare, appunto, ridare un programma che durerà un mese, dalla fine, da questo sabato, da fine agosto fino a fine settembre, con la due giorni del Fioracella a Villa Pace. Scendiamo nel dettaglio, magari per grandi argomenti, per grandi appuntamenti. Allora, si inizia subito sabato 25 in piazza Fiorano con due band, i Ballet Ride e Giancano, un cantautore romano, e l'8 settembre ci sarà poi la serata, grande evento, non so, a Fiorano, che è la festa un po' per eccellenza, dove suoneranno i Men Love. È una serata, un tributo ai Beatles, con questo gruppo di livello nazionale e internazionale, e poi chiuderemo a settembre, il 21 e 22 settembre, una due giorni a Villa Pace, dove dal venerdì sera fino al sabato sera ci saranno eventi musicali con le mandorle e il DJ set dei Disco Underforce e di Radio Antenna 1, mentre sabato si inizierà dalle 15 con la scuola di yoga in movimento di Sassuolo, con una lezione di yoga, per poi avere due band, i Vampa e i The Glen, un evento di format che truccherà e acconcerà le persone del posto che sono all'evento, a tema ovviamente della serata, e poi suoneranno i Camillas e Francesco De Leo da Officina della Camomilla, e poi ci sarà sempre un DJ set fino a notte inoltrata, quindi due giorni di musica. Ed ora passiamo allo sport. Il giovane fioranese Christian Bursi si è classificato sesto nella categoria Benjamins durante l'ultima edizione dei Trials World Youth Games, mondiali di bike trial. L'atleta, classe 2006, è stato portabandiera della squadra di casa, oltre che della nazionale. Grazie per essere stati con noi. Anche per questa edizione di Fiorano Oggi TG è tutto. Vi diamo appuntamento, come sempre, a venerdì prossimo. A Formigine, in via Matteotti all'angolo con Piazza Italia, Pinti vi offre le migliori specialità di pesce. Convenzioni con le aziende. So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre.